Buon salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Harry Potter What's Mystery. Siamo riusciti a raggiungere altri 100 mi piace, grazie, veramente grazie a voi. Ed ecco qua che possiamo continuare l'evento, che mancano, accidenti, 11 ore alla fine. Bisogna assolutamente diventare Animagus. E quindi eccoci qua, dobbiamo anche fare l'altra cosa. Bisogna ancora fare tutte queste cose che veramente io voglio assolutamente tutti questi vestiti, perché sono osceni. Ma i vestiti non mi interessano, mi interessano solo i capelli. E purtroppo è tipo lontanissimi, ma in qualche modo riusciremo a farlo. Quindi ragazzi, per aiutarmi a continuare a crescere, mi raccomando di condividere i miei video. E mi raccomando, perché il 30% di voi sono i miei iscritti, ma il 60% e passa non mi seguono. Quindi ragazzi, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, seguite il mio canale. Cosa vi costa mettere un bel follow al mio canale, che vi porta tutti i giorni il video di Harry Potter o What's Mystery e vi fa divertire insieme. Ma adesso, bando alle ciance, oltre a richiedere, non lo so, dai, altri 100 mi piace per il prossimo video, cominciamo la nostra avventura. Fammi sapere se ti trasformerai, Rocky. Ti comprerò i croccantini e ti porterò a fare le passeggiate. Barnaby, ci stai trattando come una cagna... Cosa? Molto male. Perché hai l'alito che sa di foglie di mandragola? Perché hanno inventato delle nuove caramelline alla mandragola. Sì, certo. Se uno mangia un Animagus mentre è trasformato in un uccello, è un cannibale? Non lo so, però mentre lo mangi, se torna umano, ti ammazza. Tipo... Vabbè. Penny, cosa ci fai nella nostra lezione di pozioni? A Radio Strega Network dicono che sta arrivando una tempesta gigantesca, Rocky. Oh, interessante. Se non bevi la pozione Animagus quando inizierà la tempesta, dovremo ricominciare tutto da capo. Ah, quindi non possiamo, tipo, aspettare la tempesta successiva? Dobbiamo per forza prendere la prima che arriva. Ma la prima vicino a noi o la prima in tutto il mondo? Perché lì è più complicato. Non posso prendere la pozione in questo momento. Piton mi vedrebbe. Beh, dovrei farlo non appena sarà finita la lezione, sperando che la tempesta non arrivi prima. Ah, quindi bisogna prenderlo prima che arrivi. Molto male. Ma adesso mettiamoci a fare questa lezione. Finalmente, almeno questa è una lezione vera e propria, quindi forse, anche se non c'è scritto, forse vale per l'evento, quello del mio bellissimo... capelli brutti, insomma. Lì, sullo scaffale, ci sono gli ingredienti per la lezione di oggi. Andiamo a dare un'occhiata. Ma questo lo salterò. Ed eccoci qua che abbiamo completato anche questa missione. Per fortuna, vedendo in alto a destra, le 5 stelle piene. Quindi ci è valso per l'evento, per fortuna. Ma adesso, ora che Piton è distratto, ho trovato la pozione Animagus. Ci abbiamo messa noi lì, quindi lo so che è lì. Ora devo solo andare a parlare con... Balboa. Ecco, lo sapevo. Professor Piton, perché stavi toccando i miei ingredienti con quelle tue dita sudice? Lei mi ha ispirato o stavo cercando di rendermi utile? No, lei mi ha ispirato. Mi sembra tanto che le sue dita di Piton sono sudice, quindi... So di non essere molto bravo in pozioni, quindi pensavo di poter contribuire di più alla lezione pulendo i barattoli. Con quelle manacce luride? Con le mie maniche pulite? 10 punti a Grifondoro e ora vattene prima che tu rompa qualcosa di molto più importante della tua vita. Grazie, Piton, 10 punti per noi. Devo trovare Penny prima che inizi la tempesta. Ma basta bere quella pozione, ci ha detto di berla, non altro, insomma. Andiamo subitissimo a vedere un po'. Vi ricordo che domani, questo è un annuncio importante, domani uscirà il video per lo speciale dei 2000 iscritti. Sarà un video molto strano, molto interessante. Non è un gioco, è una cosa strana che ho fatto insieme alla mia amica. E spero che vi piaccia. Mi è preso il pallino di questa cosa e vediamo un po' se vi piace. Secondo me è molto molto carino. E comunque qua è sempre notte, quindi noi facciamo le lezioni di notte. Quindi vi ricordo, domani alle 3 in punto uscirà questo nuovo fantastico video.
E secondo me vi farete due risate, ma lo scopo del video in realtà è rilassarvi e farvi tranquilli. Andiamo a cercare Penny, ma qui non c'è nessuno comunque. Vorrei dire, non c'è nessuno. Oh, eccola qui. Rocky, scusa se ci ho messo così tanto. Hai portato la pozione Animagus? Sì, Piton mi ha anche dato 10 punti. La tempesta arriverà a momenti. Dobbiamo parlare di quello che dovrei fare quando cadrà il primo fulmine. Ok, ma se non lo vediamo, se magari il primo fulmine è lontano. Oh mio Dio, 8 ore di energia. Dopo tutta questa fatica mi merito sinceramente un mi piace. Mamma mia, mi fa male il dito a forza di tappare sullo schermo ed eccoci qua. Ecco il primo fulmine, Rocky. Sì, ma che dobbiamo fare? Però non ce l'hai mica detto. Sbadaboom! Ovviamente è caduto qua, ovviamente. Presto, lancia l'incantesimo Animagus. Amato, animo, animato, Animagus. Sì, ma non abbiamo bevuto la pozione. E ora bevi la pozione Animagus. Dove avevamo quella pozione, scusa? Dentro la pancia? Vabbè. Gluk, 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 gluk. Ma nessuno ci ha spiegato come trasformarmi, come non trasformarmi, eccetera. Ti senti diverso? Ah! Rocky? Anzi, Rocky? Tutto bene, sto bene. Grazie al cielo. Pensi abbia funzionato? Non ne sono sicuro. Intanto vediamo se riesco a trasformarmi. È la tua ultima possibilità, Rocky. Puoi trasformarti in un solo animale. Pensa a che animale ti trasformerai. Ma l'ho già detto. Voglio un gatto. Accidenti, voglio un gatto. Anche se non siamo noi che lo decidiamo. Almeno sarebbe bello che io scelgo gatto, ma magari non è un gatto. Spero di trasformarmi in un gatto. Gatto, 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 gatto. Oh mio Dio, siamo un gattino, ma siamo anche bellissimi. E sappiamo già camminare? Oh, beh, più o meno, sì, insomma. Mao, ma Mao. Ha funzionato. Sei un Animagus, Rocky. Grazie a te e a Talbot. È stato fantastico. Hai intenzione di farti registrare dal ministero come Animagus? Sì, voglio seguire la legge, che siamo dei furfanti. E poi siamo prefetti di Hogwarts, non possiamo essere troppo furfanti, no? Sì, non vorrei finire in prigione e non mi interessa che tutti sappiano che sono un Animagus. Anche se in realtà, però, magari farlo un po' più avanti per le sale maledette, sapete, è la cosa giusta da fare, Rocky. Spero solo che non ti renda un bersaglio. Beh, vabbè, speriamo. Qual è la prima cosa che farai con le tue nuove abilità? Andare da Mrs. Poor e farla arrabbiare. Penso di avere un'ideuzza. Sarà veramente quella l'ideuzza? Ah, no. Vieni al campo di allenamento, Rocky. Thor è impaziente di vederti. Thor, ma noi siamo un gatto? Thor è un cane? No, 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 ragazzi, non voglio farlo. Non voglio farlo. Non voglio farlo. Quello è un cane, io sono un gatto. Aiuto, mi mangia. Mi mangia. Perché ci hai chiesto di venire nel campo di allenamento, Rocky? Non che ci serva una ragione per vederti. Ho una sorpresa per te e Thor. Ma non è una sorpresa, non per Thor. Cioè, vabbè. Davvero, è un piccolo di Pufkin? Sono sempre contento di adottarne un altro Pufskin, ma è quel coso puzzolente, basta. No, ma ci hai quasi preso. Volevo dirti che sono diventato un Animagus. Mi farò registrare dal ministero, così non dovrai tenerlo segreto. Buono sapersi, non sono mai stato un granché a mantenere segreti. Se per te va bene, pensavo di giocare un po' insieme a Thor. Non riesco a pensare a nient'altro che non mi farebbe sorridere di più. Ma Thor mi mangia, è un cavolo di cane e io sono un cavolo di gatto. Dovrebbe mangiarmi. Aiuto, scappa. Scappiamo. Thor, non ci mangiare, ti prego. L'animazione è stata carina, però dai. Sì, esattamente. Sei un Animagus, Rocky. Mamma, mamma mia. La ricompensa è noi che siamo un Animagus. Ci ha dato un po' di gemmozze, un po' di cose. Mamma mia. E siamo andati anche un pochettino avanti e possiamo raccogliere questi fantastici, orrendi pantaloni. Mamma mia. Quindi, ragazzi, siamo riusciti ad andare un pochettino avanti in questa missione. Questo era il video di oggi e vi ringrazio
tantissimo per seguirmi. Quindi ragazzi, vi ricordo di mettere un mi piacione qua sotto e vi ricordo qua sotto, vi lascio in descrizione il link per poter scaricare Harry Potter Hogwarts Mystery e poterci giocare da PC. Potete scaricare quell'emulatore, installarlo, giocare a qualunque altro gioco per computer e potete anche metterci la versione moddata che vi ho rilasciato in un altro video, che è tipo sotto download 1.9.0. Cercatelo sul mio canale e lo trovate sicuramente. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Per oggi è tutto, fatto il misfatto, e ricordatevi che domani alle 15 esce il video speciale.